non so se la partita di Olbia, guardandoci indietro per qualche partita ancora, possa essere classificata quella che affronteremo nella migliore condizione psicologica dell'ultimo periodo. Per quanto possa essere difficile, voglio dire, forse arriviamo nella maniera migliore possibile a questa partita. Ma sì, arriviamo sicuramente bene, perché poi le ultime due partite le abbiamo fatte insomma in maniera estremamente positiva, come atteggiamento, come risultati, quindi l'umore è sicuramente alto e arriviamo a una partita che dal peso specifico estremamente elevato in chiave classifica. Ormai mancano 5 partite e Olbia è un crocevia importante per il campionato. Sappiamo di dover affrontare una squadra estremamente difficile, ostica, su un campo che non è facile, dove l'Olbia ha messo in difficoltà tutte quante. È una squadra che ha grandi valori tecnici, specialmente nel reparto avanzato, perché possono farti male in mille maniere, sia nella profondità che nelle giocate strette, con Ragazzo, Udo, Bianco. Sicché, e sulle palle inattive hanno grandi calciatori e grandi tiratori, quindi sappiamo che dobbiamo continuare con quell'attenzione, con quella determinazione per cercare di arrivare a quello che è il nostro obiettivo, che mancano poche partite, ma può essere anche vicino. E quindi servirà una partita fatta bene. E il punto cruciale è continuare sulla mentalità che abbiamo avuto nelle ultime due partite. Mister, io ti chiedo, sicuramente non mi risponderai alla domanda, però ti chiedo se in questo momento, sia per il Teramo ma anche per l'Olbia poi in realtà, queste siano partite in cui, non dico il risultato vada gestito, però ci vuole anche un minimo di razionalità in mezzo al campo. Cercare di non essere tanto istintivi da buttare all'aria magari, da rischiare di buttare all'aria quanto di buono fatto prima. È questo il momento, ci siamo entrati in quella fase? Mancano poche partite, mi ripeto, l'ho detto in precedenza. È chiaro che meno partite mancano e più che ogni singolo pallone pesa di più, perché ogni squadra deve raggiungere il proprio obiettivo e le partite scarseggiano. Quindi è chiaro che dobbiamo saper leggere le situazioni di gioco, dobbiamo saper leggere l'importanza dei momenti e mi ripeto, dobbiamo continuare a fare quello che siamo riusciti a fare nelle ultime due partite, perché tanto poi il risultato passa attraverso quel tipo di prestazione, quel tipo di maniacalità con la quale abbiamo difeso, senza disdegnare che quando abbiamo la palla dobbiamo riuscire ad andare a far male agli avversari. Quindi sono d'accordo con te che bisogna essere razionali e riuscire a leggere il gioco e le situazioni di gioco. Quest'ultimo periodo una ritrovata solidità difensiva, non subite gol di fatto, è una però mancanza di concretezza nella realizzazione in fase d'attacco. Però questa solidità è una chiave, è un fattore decisivo in questo momento per ottenere i risultati che mancano per la salvezza. Cioè, meglio essere più concreti, come sembrate insomma in questa fase, Ma sa, che non cercare insomma gioco e spettacolo a tutti i costi. no, ma non è cercare gioco e spettacolo, noi dobbiamo riuscire anche ad andare a far male agli avversari, perché poi è chiaro che nelle ultime due partite c'è stata molta più attenzione difensiva, ma molte volte siamo mancati magari negli ultimi 30 metri nella scelta e ci ha precluso magari di vincere la partita anche col Pescara nel secondo tempo, perché se fossimo stati più lucidi in qualche scelta saremmo anche potuti andare davanti al portiere e non ci siamo andati. È chiaro che mancano poche partite e il fatto di non subire gol e continuare a mantenere solidità difensiva, questo magari ti fa neanche non perdere. E quando ormai le partite mancano, è chiaro che è un tema importante, ma ripeto, non dobbiamo disdegnare neanche la volontà e la nostra capacità di andare a cercare a far male agli avversari, perché quando giochiamo, come sappiamo, abbiamo dimostrato di poter far male a chiunque. Ci fai
buona la panoramica, anche se manca ancora un po' per la partita di dicembre. No, allora è rientrato Azio Osmanovic, che oggi si è regolarmente allenato con il gruppo, ha svolto un parziale allenamento anche Pinto, che però per motivi precauzionali non partirà con la squadra, perché non vogliamo correre rischi, e sarà, insomma, da martedì rientrerà normalmente in gruppo, e non ci sarà Cucurullo, che non riesce a, nel momento in cui calcia ancora quel muscolo gli crea fastidi, e quindi non sarà della partita. Poi abbiamo da valutare Montaperto, che oggi non stava benissimo. Il resto sono disponibili, tranne chiaramente Bellucci e Bois, che sono lunghe decenti. Commissario, io invece le chiedo, cosa è cambiato in questo Teramo dalla vittoria di Fermo? E poi se ci saranno Bernardotto e Soprano, ma credo di sì. Sì, no, Bernardotto e Soprano ci saranno. Cosa è cambiato? No, è cambiato che forse dopo la sconfitta in casa con Montevarchi è scattato un click nella testa di ognuno. E quindi ora difendiamo dando il giusto peso ad ogni singolo pallone, come vi ho detto prima, e siamo più determinati, e soprattutto difendiamo d'insieme e giochiamo di squadra. Quindi penso che sia quello, magari, e come ho detto ai ragazzi, questo è stato un tema, una costante della stagione, nel senso, questo è un gruppo che non ha mai mollato, nel senso, quando ha ricevuto un grosso cazzotto in faccia ha poi sempre reagito. Questo è stato un tema, una costante. Ora il nostro obiettivo era quello di trovare continuità a prescindere se le cose andavano bene o male, cioè di giocare partendo da quel presupposto lì, quindi da quella determinazione, da quel furore agonistico, da quella voglia di difendere ogni singolo pallone con l'unghia e con i denti. E penso che i ragazzi l'abbiano capito, e ora però abbiamo degli esami di maturità, perché a 5 partite dalla fine non possiamo neanche ricommettere l'errore che abbiamo commesso durante la stagione, che ogni tanto ci siamo lasciati andare, perché è chiaro che se lo commettessimo adesso è un errore che poi fai fatica a recuperare, ormai il recupero non esiste più a 5 partite dalla fine. In settimana, parlando con i giocatori, Malotti ha detto: ci siamo prefissati l'obiettivo di arrivare a quota 45. È un obiettivo che tu condividi, ne avete parlato anche tu con la squadra? No, ma ha sviscerato quello che era quella chiacchierata famosa che facemmo dentro gli spogliatoi, io solo insieme ai ragazzi. I ragazzi si sono dati come un obiettivo, ma risale a dicembre, quando all'epoca avevamo 19 punti in classifica, e il gruppo si dette come punto di arrivo obiettivo 45 punti. È chiaro che poi il nostro obiettivo è la salvezza, e cercheremo di raggiungere quello che dentro al chiuso della porta dello spogliatoio ci siamo prefissati, consapevoli del fatto che noi il nostro obiettivo poi è chiaro, è la salvezza. Se poi raggiungeremo i 45 punti o di più o meno, però noi dobbiamo raggiungere la salvezza. Mister, so che mancano 5 partite e so anche che sono quelle più importanti, quindi non ti chiedo di tirare le somme in toto, però credo che un bilancio tu a livello personale ora possa farlo. Ti aspettavi di più da te stesso in questa stagione? Ti senti cresciuto? Che cosa ti sta lasciando questa annata qui a Teramo? Ma guarda, non è che non voglia risponderti, ma penso che per i bilanci è giusto aspettare la fine del campionato per vedere come finiamo con la squadra, se gli obiettivi saranno stati raggiunti, solo allora potremmo fare un bilancio definitivo, e soprattutto potrò sviscerare tutto quello che sono i miei pensieri e l'esperienza vissuta qui a Teramo. Però ancora davanti a me e davanti a noi abbiamo ancora 5 finalissime, e quindi aspetto a fare bilanci. Mister, permesso che nessuno dimentica che l'obiettivo era ed è la salvezza, ma siccome nel calcio può succedere che la Macedonia del Nord vinca
qui può succedere molto più facilmente che il Teramo espugni Olbia. Così fosse, non ritieni che gli obiettivi cambierebbero l'incanto e che tu ripercorreresti metaforicamente una cosa che hai già vissuto a Caserta? Sì, però Walter, prima bisogna la partita, bisogna giocarla. Ad oggi la situazione è questa e quindi noi dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Poi, dopo che avremo giocato altre partite, il nostro obiettivo sarà, mi auguro, raggiunto, allora affronteremo qualsiasi altro tipo di discorso, ma adesso la nostra testa deve essere solamente nella preparazione della partita di Olbia e di raggiungere con ogni nostro sforzo, con ogni goccia del nostro sudore, per raggiungere il più velocemente possibile la salvezza. La raggiungemmo a 7 giornate dalla fine, la matematica certezza della salvezza, e da lì ci proiettiamo come gruppo, ci orientiamo ad altri orizzonti e raggiungemmo i playoff. Però mancavano 7 partite alla fine da Caserta, dalla fine. Superando il No, ma più che altro era un girone dove si spaccarono tremendamente le ultime, e quindi la nostra salvezza passò dal fatto che mettemmo praticamente in maniera quasi matematica la forbice dalla quintultima alla penultima. Questo è un girone estremamente più complicato, e insomma basta leggere la classifica, è difficilissima, e quindi è per questo, non è che i due gironi e i due campionati non sono paragonabili. Lisa, prima hai parlato di esami di maturità, ora volendo traslare sul piano reale il fatto dell'esame di maturità, di solito l'esame di maturità precede il fatto che il professore possa correre il rischio di abbandonare la classe. No. E di andare altrove a fine stagione. E di lasciare un'esperienza, di lasciarsi un'esperienza alle spalle. Ci pensi mai? No. No, perché se ora cominciassi a pensare a ciò che mi riserverà il futuro, è chiaro che lascerei qualcosa sul campo e mancherei di rispetto a quelli che sono i miei calciatori, e questo non me lo posso permettere, verso la mia società, verso i nostri tifosi, verso i miei calciatori. Noi dobbiamo, il nostro futuro passa dal nostro presente, e quindi noi stiamo concentrati su ciò che è oggi, su quello che sarà la nostra partita di Olbia e così via, e poi quando arriveremo a fine campionato ragioneremo di tutto. Nell'analizzare un po' l'andamento incostante, attalenante che la squadra ha tenuto durante tutto l'arco della stagione, ti sei focalizzato un po' sull'aspetto anche della difficoltà del trovare sempre le stesse motivazioni alla vigilia delle partite, cioè nel senso è sembrato un po' che la squadra non riuscisse sempre a tenere elevato il livello di concentrazione, di motivazione, quale che fosse l'avversario, magari è stata più motivata e quindi ha giocato meglio contro avversari di un certo calibro piuttosto che con avversari di altro calibro. Questo insomma rispecchia un po' una tua analisi, può essere stata una motivazione dei risultati altalenanti e delle prestazioni altalenanti? Ma sono d'accordo in parte con quello che hai detto, perché io penso che la squadra, al di là dei risultati, tra vincere e perdere, che spesso sono quelli che vi fanno dare dei giudizi, però molte volte la prestazione anche sulle sconfitte è stata positiva. Poi ci sono state anche delle sconfitte brutte dove siamo mancati, ma che non ci siamo nascosti e lo abbiamo apertamente detto, molte partite non mi sono piaciute, però tutte, se andate a guardare tutte le squadre, anche quelle che stanno vincendo il campionato hanno floppato delle partite, questo fa parte del gioco, specialmente in un girone difficile come questo. Ma noi nell'ultimo periodo siamo stati estremamente costanti. Poi a volte non siamo riusciti a vincere, però se guardate il nostro campionato, noi da gennaio, quando siamo ripartiti, siamo quelli che dal centro classifica abbiamo fatto più punti di tutti, siamo quelli che abbiamo vinto più di tutti. Cioè le altre hanno vinto 3 partite, 2 partite, 4 partite, noi abbiamo vinto 5 partite. È chiaro che noi
Io ripeto, se ora fate la conta delle partite che mancano, se noi andiamo avanti con quella che è la nostra filosofia, la nostra mentalità, vincere due partite e perderne tre vuol dire fare più punti di una che fa cinque pareggi, ci salviamo. E questa è stata anche la nostra mentalità. A volte abbiamo rischiato di perdere, però abbiamo vinto anche di più degli altri. Ma questo è successo anche a Caserta l'anno scorso. Noi avevamo fatto più sconfitte, ma avevamo vinto più di tutti rispetto a quelle che si dovevano salvare. E io credo che se te pareggi tutte le partite del campionato e finisci il campionato imbattuto, sei retrocesso. Sì, avremmo avuto più continuità di risultati, però magari facendo qualche... Ma forse avresti avuto meno punti. Chi lo sa? Ci sono squadre che hanno perso meno di noi e sono dietro di noi in classifica. Perché poi contano punti per salvarsi, non è che contano tante cose. È vero che la maturità, la maturazione, la perfezione sarebbe che quando non riesci a vincere, riuscire a non perdere, ma siamo una squadra che come obiettivo avevamo la salvezza. Non è che avevamo da arrivare nelle prime cinque. Più o meno così dice Zeman, eh? Ma infatti difficilmente retrocede Zeman, eh? No. Dipende sempre anche squadra alleni, eh? Poi ricordatevi, non perdiamo di vista che sono sempre calciatori protagonisti assoluti, eh? Cioè, io non ho mai visto una squadra che ha come obiettivo la salvezza, vincere un campionato. L'importante è arrivare all'obiettivo, poi il come lo discutiamo, analizziamo, è anche piacevole perché poi si migliora, sono punti di vista, che non c'è la scienza esatta, perché sennò tutti faremmo la stessa cosa, no? Hanno vinto 1000 campionati, l'ha vinto chi gioca prettamente all'attacco e chi ha difeso, l'hanno vinto con il miglior attacco e l'hanno vinto con la miglior difesa, ma anche le squadre che si sono salvate magari con un attacco, con la peggior difesa, ma con attacchi migliori rispetto agli altri. Quindi insomma l'importante è raggiungere gli obiettivi. Sì. Al ruolo per essere incisivo come era stato all'inizio quando è arrivato. Ma guarda, Lorenzo sta facendo molto bene. Ho parlato, non vi nascondo che ho parlato con i miei centrocampisti, perché come spesso vi ho rimarcato, ho la fortuna di allenare dei ragazzi che sono dei grandi professionisti e che veramente mi mettono in difficoltà nelle scelte, perché in tanti meriterebbero di scendere in campo. E il fatto di essere passati con due centrocampisti, è chiaro che ho penalizzato, avendone nove, ho penalizzato Forgione, ho penalizzato Viero, ho penalizzato De Grazia, ho penalizzato Papaserio, o Rossetti o Fiorani, non cito Arrigoni perché è chiaro che è il nostro capitano, e il nostro leader, e quindi è quello che gioca praticamente tra virgolette sempre. Però è un sistema che, avendo tanti centrocampisti, qualcuno è per forza di cose penalizzato. Però Lorenzo è un ragazzo che sta facendo molto bene e non gioca da esterno, perché quando gioca praticamente su corridoi sempre centrali, e sta facendo bene perché ha capacità tecniche, ha capacità belistiche, si sa inserire, sa attaccare la linea avversaria e ha anche quella reattività e quella capacità di entrare subito nel gioco, che quando entra la sua freschezza, la sua rapidità può mettere in difficoltà sempre anche le difese avversarie. Però è chiaro che se avessimo continuato a giocare con i tre centrocampisti avrebbe avuto nettamente più spazio lui, come tutti gli altri, e avrebbe espresso al massimo quelle che sono le sue potenzialità e qualità. Però mi aspetto tanto da Lorenzo. Io, tornando alla partita di domani, le volevo chiedere le difficoltà, le insidie di questa trasferta, anche alla luce di un avversario che in casa ha fatto poco meglio del Teramo. Sì, ma è una squadra ostica, una squadra che ha struttura, è una squadra che, come ho detto in precedenza, dispone di grandi calciatori e tiratori sulle palle native e a centimetri per venire a saltare. Se ti viene a prendere, se ti schiaccia nella sua metà campo, ha giocatori molto bravi nell'uno contro uno, nelle giocate strette come Biancu, come Ragazzu,
Se ti attacca nella profondità, Udo ti può mettere in difficoltà in qualsiasi momento perché ha fisicità, è bravo in guida, è una squadra estremamente organizzata, conosco l'allenatore, è uno che cura in maniera maniacale ogni dettaglio, ho grande stima di Canzi. Insomma, è una partita difficile su un campo dalle dimensioni un po' più strette rispetto a quello che siamo soliti giocare qui al Bonolis. Quindi serve grande attenzione. È una partita difficile dove serve il Teramo che dal punto di vista mentale deve continuare a fare quello che ha fatto nelle ultime due partite, perché sennò rischieremo di cadere in degli errori che in questa stagione molte volte abbiamo commesso. Mister, a proposito dei singoli, quanto è importante, soprattutto in questa fase, avere un giocatore come Lombardo, visto che non hai avuto Roy, hai perso Aziosmanovic pure per un paio di partite, avere adesso un giocatore come lui che ti garantisce praticamente duttilità, serietà, tutto questo, quanto è importante per un allenatore? Ma me l'avete sentito dire spesso quando mi avete chiesto di Mattia, di Lombardo. È un giocatore che quando eravamo in emergenza è stato preso proprio perché secondo me è un giocatore estremamente intelligente, come si è poi rivelato anche a tutti voi, perché può giocare in qualsiasi spazio, ma proprio perché calcisticamente è un giocatore capace. Legge il gioco e ha interpretato più posizioni anche nelle sue esperienze passate, oltre ad avere grandi capacità tecniche e capacità di palla inattiva, che poi è sempre un fattore. Quindi, e poi dentro lo spogliatoio è un giocatore importantissimo. Anche nelle difficoltà è uno di quelli che da prendere per esempio, perché non ha mai abbassato la testa, anzi è uno di quelli che ci mette la faccia. E quando non era stato chiamato in causa ha sofferto, ma sempre con atteggiamento esemplare, cercando di convincermi durante le sedute di allenamento che lui meritava quel posto. E quindi è importantissimo avere dentro lo spogliatoio e in squadra giocatori come Lombardo. Mister, per affrontare un avversario come l'Olbia, meglio un 3-5-2 o un 4-3-3? Ma io penso che tanto ormai mi conoscete, non sono un fanatico dei numeri, io cerco di guardare il gioco più in maniera dinamica e quindi come magari andare a inibire quelle che possono essere le loro fonti di gioco, però pensando di squadra e non in maniera schematica, allo stesso tempo andare alla ricerca di quegli spazi che loro possono concedere e noi dobbiamo essere sempre in maniera dinamica capaci ad attaccare. Quindi al di là di come lo disegniamo su un foglio, ma è come ci arriviamo, secondo me, che farà la differenza per andare a far male. Quindi vediamo, penso non ci sia la ricetta ideale, anche perché sennò chiunque giocherebbe in quel sistema di gioco lì ideale per battere l'Olbia, ma non è così. Però uno lo dovrai comunque scegliere per Sì, partire. certo, però noi possiamo giocare sia a 3 che a 4, ma penso che come abbiamo giocato nelle ultime partite, specialmente quello che abbiamo mostrato nelle ultime partite, penso che debba essere per me ora una priorità, visto che abbiamo trovato solidità e continuità di risultato. Jacoponi sempre meglio. Jacopone sempre meglio, sì. Ma è chiaro che coloro che hanno giocato poco nel recente passato, è chiaro che aveva bisogno di tempo per continuare, perché mancava proprio il campo. Quindi Jacoponi sta migliorando, ma l'avete visto nell'ultima partita, Infatti dico che è sempre meglio. sempre meglio, sì. E Bellucci com'è stato anche per No, Bellucci sta continuando a fare la fase riabilitativa, sta bene, è qua col gruppo, è al fianco dei propri compagni, è quotidianamente qua con noi e sta procedendo, però è chiaro che è un infortunio che serve molto tempo.